Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: amici, genitore di un allievo denuncia un professore della scuola, brutta situazione nel programma. Amici è uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre, soprattutto dai più giovani. Tantissimi infatti sono i ragazzi che aspirano a raggiungere questo obiettivo, sia per quanto riguarda il canto che il ballo. Sta di fatto che spesso non è facile, soprattutto per i giovani concorrenti, rimanere all'interno della scuola concentrati. Questo infatti diventa ancora più difficile, soprattutto se a mettersi contro sono proprio i professori della scuola. E come sempre una delle più chiacchierate in questione è proprio la professoressa Alessandra Celentano. La professoressa è un'insegnante molto esigente e molto precisa e spesso non riesce ad andare al di là del suo naso, criticando anche in maniera piuttosto spinta i concorrenti della scuola. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo nella scuola di Amici. Amici, arriva la denuncia per la Celentano. Non è sicuramente un segreto che la professoressa Celentano non ha un buon rapporto con la bella Serena. In particolare gli screzi tra l'insegnante e la giovane concorrente nascono a causa del fisico della giovane Serena, che a detta della Celentano sarebbe troppo grossa per essere una ballerina brava. La Celentano infatti in ogni puntata non fa altro che sottolineare come Serena abbia dei chili di troppo che non le permetterebbe una buona agilità nei movimenti. Serena d'altro canto però cerca sempre in modo educato di spiegare alla professoressa che nel mondo esistono tante sfaccettature e che la danza non si può ridurre a dei chili di troppo. Ma questa volta pare che la mamma di Serena abbia voluto dire la sua sulle continue accuse della Celentano contro la figlia. La stessa infatti, come è riportato anche da TV, mi ha dichiarato: Alessandra Celentano, che non ha mai perso l'occasione di attaccare Serena, sbaglia ogni volta che fa notare quanto poco sia adatta alla danza. Inoltre Ottina Lo Conte aggiunge: la Celentano fa del male a mia figlia e a tante ragazze che hanno un fisico normale, moderno. Serena ha le misure delle grandi ballerine internazionali. Non ci sono più ballerine magre e emaciate. Soprattutto negli Stati Uniti le stelle della danza sono tutte formose e muscolose. Così la mamma di Serena cerca in un certo modo di denunciare le parole retrograde della Celentano, cercando di dare anche il buon esempio a migliaia di ragazzine che per qualche chilo non si sentono adatte. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.